Non si scappa dall'influenza che ha già iniziato a colpire quasi 2 persone su 1.000. Tradotto in cifre, si sono ammalati 115.000 italiani in 7 giorni, 469.000 in totale dall'inizio dell'epidemia. Questi i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità nel bollettino settimanale Influnet. Come sempre, la fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini. Tra 0 e 4 anni l'incidenza è pari a circa 6 casi su 1.000. Le regioni più interessate sono il Piemonte, il Trentino, l'Emilia Romagna, l'Umbria, le Marche, il Lazio e la Campania. Come è previsto, il fatto che 2 dei 3 ceppi virali quest'anno siano nuovi, uno di Hong Kong e uno di Brisbane, oltre al famigerato ma noto virus dell'influenza, ha portato a un aumento dei casi con un livello superiore a quello delle precedenti stagioni influenzali. Eppure il picco dell'influenza non è ancora stato raggiunto. Quando arriverà? La situazione è già nella fase iniziale, anche se non è tutto virus influenzale, ma ci sono ancora parecchi virus parainfluenzali. Il picco vero e proprio però deve ancora arrivare. Questi sono gli inizi, semplicemente il picco ci sarà verso gennaio, sarà quasi il doppio. Deve vaccinarsi sistematicamente tutte le persone che hanno più di 65 anni. E poi invece quelli che hanno meno di 65 anni, se hanno malattie soprattutto respiratorie, ma anche diabetici, ipertesi, cardiopatici, quelli che hanno malattie croniche.